sì. Non perché rappresenti il sacco di figure, c'è un assistente sociale del centro. Nel sì. centro c'è un direttore. Di che centro? Centro risorse per le famiglie, l'ho dato pieghevole. Sì. Allora, al mio vertice c'è un direttore, no? E noi abbiamo delle procedure da seguire. Io ho il dovere di darle la lettera. Se il sottoscritto non intende firmare una scrittura che devo autorizzare per ragioni di privacy le vostre videoriprese o qualsiasi elemento, questo è già stare qui in vostra presenza, a cui faccio anche colloqui con i bambini in presenza della polizia armata, è già una violazione di privacy. Io non consento al trattamento dei dati personali. Lei, come l'altra volta, a cui io non conosco neanche come si chiama, la polizia mi invitava con arroganza di firmare il provvedimento. Qui non è uno stato di regime. Io vivo in un paese democratico fino a prova contraria. Atteniamoci alla legge e viviamo serenamente. Ma mi scusi, perché dice uno spazio neutro di che io non riesco a entrare in questo meccanismo? Spazio neutro di che cosa significa qui a Brindisi? È sereno e libero. Come se? Ma io sono sereno. Io sono sereno, libero quando i miei figli sono da soli con me, senza la presenza dei servizi sociali, della polizia e dei responsabili della struttura. Quello è spazio neutro personale, nonostante sia un provvedimento, non in vostra presenza, a cui le mie figlie si sentono assoggettate in disagio. Signora, io sono italiano, non sono straniero. Pensiamo le parole, queste sono le parole giuste. Spazio netto. Ascolti, 5 minuti. Io intanto alla polizia, nella mia persona, non è stata. Ma l'altra volta quasi mi hanno intimato il sovrintendente Semeraro. Allora, se mi lascia parlare, intanto non è stata. Ascolti. Buongiorno, buongiornino. Sola? Qui siamo tutti abbastanza sereni. Ascolti un attimo e poi entra qui. No. Anche con la ex. No, ma lei ci deve. Guarda. Ci sono accertamenti. Ascolti, io credo che tu mi dia una piccola intesa separata. Mi rispetto un cibo. Quindi lei deve anche poco darmi la possibilità di capire quello che le sto dicendo. Io ho il dovere di consegnargliela, perché non sono se io, ma è la figura del direttore. Sì, ma se il direttore è un disputa, è un problema vostro di struttura. Se il sottoscritto si rifiuta di firmare, perché ritorniamo sempre sullo stesso punto? A lei mi deve festeggiare ogni volta che vengo qui. Abbiate bontà, e rispetto. Allora, che cosa significa festeggiare? Eh? Cioè, non credo che le cose che le stiamo dicendo con violenza. E sono 3-4 volte. So. La violenza è una cosa, la vessazione può essere anche un maltrattamento psicologico. Allora, questa comunque le è stata notificata? Come? Questa copia le è stata notificata? Sì, tramite mezzo messo, a cui si prendono anche loro le responsabilità secondo disposizioni. Andiamo di là, vasco le PC. Va bene. Andiamo signorine, buongiorno. Federica papà, Aurora, è un bacino papà, Vieni qui amore, vieni qui a papà,